Oggi prepareremo le polpette di zucca filanti. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zucca cotta e ben fredda, pangrattato aromatizzato, parmigiano grattugiato, pecorino grattugiato, scamorza, uovo, prezzemolo, sale, pepe e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la zucca. Facciamo frullare per 10 secondi a velocità 8. Finire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il pangrattato, il parmigiano, il sale, il pepe, il pecorino, la noce moscata, il prezzemolo e l'uovo. Ed azioniamo i brividi per 30 secondi a velocità 5. Il composto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e far riposare in frigo per almeno 20 minuti. Abbiamo ripreso il composto dal frigo, adesso formiamo le polpette. Prendiamo un po' di impasto. Posizioniamo uno o due cubetti di scamorza. Chiudiamo. Prendiamo la polpetta, passiamola nel pangrattato e posizioniamola su una teglia rivestita con carta da forno e continuiamo così per tutto il resto del composto. Abbiamo formato tutte le polpette, irroriamole con un filo d'olio. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti circa. Le polpette sono cotte, serviamole. Polpette di zucca filanti. Grazie e alla prossima ricetta!